Grazie. Allora, oggi parleremo della fonte di energia delle stelle, cioè come facciano le stelle a vivere e a irraggiare così tanta energia, che è quella che tiene vivo l'universo, diciamo. A me piace, quando parlo, raccontare un po' come siano avvenute le cose, in questo senso. Ho notato che c'è una sensazione diffusa che la scienza vada avanti per colpi di genio che arrivano improvvisamente per ispirazione quasi divina. Non è così. I colpi di genio arrivano, ma arrivano quando uno sta disperatamente studiando come dare risposta a un quesito impellente, altrimenti irrisolubile. Cioè, se non ci fossero state le domande pressanti, le grandi risposte della scienza non sarebbero arrivate. E anche l'energia del sole non ha agito diversamente, è successo esattamente così. Nel 700 ormai il concetto galileiano che le chiacchiere stanno a zero e contano le misure era diffuso, la fisica e la chimica stavano prendendo corpo, stavano prendendo consistenza e si era scoperto che infatti i conti tornavano a tutti, si facevano i conti, si facevano le cose, si facevano delle previsioni, delle leggi fisiche, delle leggi chimiche e sembrava che tutto funzionasse. Prendono piede e si sviluppano e diventano radicatissimi, tanto da essere probabilmente i concetti più radicati nella mentalità del fisico e del chimico, i cosiddetti principi di conservazione, cioè sono i principi a cui la scienza è più affezionata. È un modo di dire pittoresco che ho sempre avuto, dice: un fisico, strappatemi via una gamba ma non togliete i principi di conservazione, perché sono la garanzia che si possa contare su qualcosa, prevedere di qualcosa e avere una risposta seria dalla natura. Tutto questo nel 700, alla fine del 700, funzionava tutto benissimo. Era una serie continua di trionfi, diciamo, limitati perché i ricercatori erano buoni. C'era una sola cosa che sfuggiva a qualsiasi tentativo di dominio, ed era il sole. Non è che fosse una cosa di secondo piano, era il sole. Cioè, ormai l'energia si sapeva com'era, come funzionava, come si trasformava, come si conservava, come si trasmetteva, ma il sole emetteva una quantità immensa di energia che non si aveva la minima idea di dove provenisse. Cioè era uno schiaffo in faccia a tutta la chimica e la fisica della fine del Settecento. All'inizio dell'Ottocento alcuni cominciano a cercare di capirci qualcosa. Un primo tentativo è stato fatto da uno, non lo sono dovuto scrivere perché il nome non lo ricordo mai, scusate, che si chiama Julius Meyer, che ha fatto un calcolo. Ormai l'energia che buttava fuori il sole si conosceva, era facilmente misurabile, la massa del sole si conosceva, le dimensioni, la distanza, eccetera eccetera. Ha fatto il calcolo: se il sole fosse fatto tutto di carbone, che all'epoca era il combustibile migliore conosciuto, e avesse a disposizione tutto l'ossigeno necessario per bruciare, e bruciasse al ritmo tale da fornire l'energia che emette, quanto durerebbe il sole? E venivano poche migliaia di anni. Cioè, se il sole fosse un tizzone di carbone ardente, grosso com'è, massiccio com'è, e brillasse come brilla, nel giro di qualche migliaio di anni si esaurirebbe. Questa era stridente con la realtà, ormai nessuno, a parte, mi pare che chiamasse l'abate Usher, che diceva che il mondo era nato nel 4004 avanti Cristo, di lunedì mattina o qualcosa del genere, non lo so. Ormai nessuno pensava che il mondo fosse vecchio di 6.000 anni, le evidenze osservative già prima dell'archeologia, eccetera, chiedevano un mondo più vecchio. Questo stesso Meyer
fa un discorso di questo genere che ha un suo senso, una sua logica. Noi vediamo in agosto, abbiamo visto le stelle cadenti, quando cade in un'atmosfera, una meteora cade, sviluppa una grande quantità di energia gravitazionale, brilla, esplode e illumina. Una stella cadente è un sassolino che, entrando a 50.000 km all'ora nell'atmosfera, fa tanta luce da essere visibile, per esempio, in tutto, cioè sono a 100 km d'altezza. La stella cadente che vediamo noi la vedono a Milano, la vedono a Torino, non è che la vediamo noi e non la vedono sul Monte Fascia. Quindi un sassolino che cada fa una quantità di luce immensa. Calcolare quanta materia, meteore, possono cadere sul Sole, cadrebbero molto più veloce perché la velocità di caduta sul Sole è molto maggiore che sulla Terra, potrebbero alimentare il Sole. Non è difficile calcolare quante meteoriti dovrebbero cadere sul Sole per tenerlo così brillante. È un calcolo abbastanza semplice. E lui l'ha fatto, l'ha proposto, ha detto potrebbe essere una soluzione. Però Kelvin, il famoso Lord Kelvin della temperatura, dei gradi assoluti, ha fatto un'obiezione. Se cadessero continuamente sul Sole così tante meteore, il Sole brillerebbe quanto brilla, però nel tempo aumenterebbe la sua massa. Aumentando la sua massa, in epoca storica, l'anno dovrebbe durare di meno perché la Terra dovrebbe girare più velocemente per non caderci sopra. Cioè, cambiando la massa del Sole, forza di gravità, eccetera, e il Sole avrebbe dovuto diventare più massiccio, la Terra avrebbe dovuto girare più velocemente, l'anno avrebbe dovuto durare di meno, e l'obiezione dice questa cosa non funziona. Però il Sole era sempre lì. Cioè, il Sole era sempre lì cavellato. E allora ne provano un'altra, che funzionava un po' di più. Sempre il Kelvin studia una fase, diciamo, il Sole si contrae, diventa più piccolo. Ora, chiunque di voi abbia provato a gonfiare la pompa, una gomma di una bicicletta, sa che comprimendo dell'aria, l'aria si scalda, la pompa diventa calda quando si scalda. Comprimendo il gas, un Sole che è una massa enorme, immensa di gas sotto una forza di gravità elevatissima, con una elevata pressione, comprimendolo il Sole si scalda. Quindi la diminuzione di raggio del Sole, la sua compressione, potrebbe giustificare una emissione termica. Si fanno qualche calcolo e va già un po' meglio. Così risulta che il Sole avrebbe potuto durare qualche milione di anni, che non è poco. Cioè il Sole, comprimendosi, avrebbe potuto brillare 1000 volte di più, per un tempo 1000 volte maggiore, che non fosse carbone bruciando. Però le evidenze archeologiche già mostravano che qualche milione di anni sicuramente non era sufficiente. E, come ripeto, il Sole era sempre lì. La fisica prendeva corpo, i principi di conservazione si mostravano validissimi sempre e ovunque, però il Sole restava un mistero. All'inizio del secolo, cioè noi vecchi, per noi l'inizio del secolo è 1910-1905, capisco che per i giovani l'inizio del secolo sia il 2000, ma vai, all'inizio del secolo scorso, un grande astronomo inglese, un'autorità assoluta nel campo dell'astronomia, Sir Eddington, Arthur Eddington, per primo studia la struttura del Sole e ne escono fuori alcune cosette abbastanza curiose. Cioè, il Sole ha una certa massa, è fatto di gas, emette una certa quantità di energia. Questa energia che emette proviene probabilmente dal centro. Eddington non lo sapeva, allora non si sapeva né come fosse fatta né perché fosse fatta, si sapeva solamente che emergeva dalle profondità del Sole e veniva irraggiata nello spazio. Ormai le teorie dei gas, la termodinamica, eccetera, era abbastanza conosciuta, per cui Eddington studia la struttura del Sole.
cioè una struttura tale che abbia sotto la forza di gravità immensa del Sole la compressione che tenderebbe a schiacciarlo, ma una fonte di energia emerge e lo tiene gonfio, lo tiene in equilibrio. Non è difficile, cioè non è neanche facile, ma non è difficilissimo calcolare la quantità di energia conosciuta che esce, come fa a tenere gonfio il Sole, e si analizza il Sole strato per strato, strato per strato, fino ad arrivare al centro. E al centro gli risultano alcuni milioni, intorno ai 15, 14, 15, 16 milioni di gradi. Cioè la temperatura al centro del Sole, per permettere al Sole di stare gonfio com'è, indipendentemente da poi cosa sviluppi l'energia, deve essere intorno ai 15 milioni di gradi. E questo calore che viene in qualche modo generato nel centro lentamente emerge e tiene il Sole nella situazione di stare. C'è una prima conseguenza curiosa di questo fatto. Spesso il Sole viene descritto come una bomba atomica frenata, una bomba H che esplode ma che la massa la tiene compressa e impedisce di esplodere. Ecco, già questo discorso viene completamente confutato dallo studio del Sole fatto da Eddington. Perché la temperatura al centro è qualche milione di gradi, ma in superficie 6.000 gradi. E dal centro alla superficie ci sono 600.000 chilometri, non ci sono 50 metri. La temperatura diminuisce di 15 milioni di gradi in 600.000 chilometri. Ha fatto il conto, la temperatura diminuisce di un grado ogni 30 metri. Ora voi immaginate una piscina fluida, isolata termicamente, che abbia una parete a 27 gradi e a 30 metri di distanza l'altra parete a 26 gradi. Non è che ci si creino tutte queste turbulenze, il calore passa da una parete all'altra, ma quanto ci mette? Quanto ci mette a, calando di un grado in 30 metri, a passare da un muro all'altro? Ci mette un sacco di tempo per fare 30 metri e per fare 600.000 chilometri. E qui la prima evidenza curiosa: il Sole è una palla di gas caldissimo, estremamente tranquilla, in cui il calore fluisce dal centro alla periferia, e per arrivare dal centro alla periferia ci mette alcuni milioni di anni. Questa è la prima cosa che sembra una bagianata che salti fuori, eppure è così. Cioè il Sole che adesso usciamo, la luce che adesso usciamo, che ci arriva, che è stata emessa dalla superficie del Sole 8 minuti fa, è stata generata nel centro del Sole alcuni milioni di anni fa. Poi con calma è venuta fuori e una volta arrivata in superficie, dove manca la pressione che tiene compresso il gas, con un po' di turbolenza, è stata emessa ed è arrivata qua in 8 minuti. Quindi già questa è una cosa che dà un'immagine del Sole completamente diversa, perché il calore generato dal Sole ci mette 10 milioni di anni a uscirne. Ma siamo sempre col problema della questa energia da dove venga. Combinazione: all'inizio del secolo esce fuori quella che viene da alcuni ritenuta la formula più importante della storia della fisica. Lo sarà o non lo sarà. Nella teoria della relatività di Einstein esce fuori questa formula, che è E uguale mc quadrato. Che cosa vuol dire? Che l'energia e la massa sono due aspetti diversi di una stessa cosa. Cioè la massa si potrebbe ritenere come una forma particolarmente concentrata di energia. Scritta così, vi posso dire, genera un sacco di equivoci, perché C2 è la velocità della luce al quadrato,
E tanti, vedendola così, cominciano a pensare di velocità, ma allora se la velocità è bassa, se la velocità è alta, la velocità dell'oggetto non c'entra una mazza. C al quadrato è semplicemente 9 per 10 alla 16, cioè, ecco, se noi la formula scrivessimo così, è uguale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ecco. Questa è come andrebbe scritta la formula. L'energia è 9 con 16 zeri m. Cioè una piccola quantità di massa equivale a una enorme quantità di energia. A questo punto Eddington ha l'intuizione che si può definire questa geniale. La fisica nucleare stava prendendo corpo. Si era visto che bene o male gli atomi, tutti i nuclei, erano fatti dello stesso mattone, di mattoni più o meno simili, che è il mattone fondamentale, che è il protone, il nucleo di idrogeno. Il Sole è fatto per la maggior parte di idrogeno ed elio. L'idrogeno ha una particella e l'elio ne ha quattro. Eddington dice: se all'interno del Sole quattro nuclei di idrogeno, cioè quattro protoni, in qualche maniera che non conosco, lui non la conosce, ci vorranno decenni prima di riuscire a spiegarlo, a capirlo, questi quattro mattoni si mettono assieme per formare un nucleo di elio, il Sole è fatto di idrogeno e elio, va bene. Però, se mille atomi di idrogeno si mettono assieme e formano 250 atomi di elio, c'è una particolarità notata subito da Eddington, che i 250 atomi di elio non pesano tanto quanto i mille atomi di idrogeno, pesano un po' meno. Non molto, un po' meno. Cioè, l'elio, che è formato di quattro particelle, pesa meno delle quattro particelle prese ognuna per conto proprio. Non molto, eh? È lo 0,7%. Pochissimo. A noi sembra insensato dire: prendo quattro mattoni, li metto assieme con la calce e i quattro mattoni legati pesano meno dei quattro mattoni singoli. L'unica cosa, è una stupidaggine, però è l'unica cosa che mi venga in mente, è: prendiamo una busta e un francobollo, i francobolli moderni, non quelli di una volta che si leccavano. Io prendo il francobollo, gli tolgo la particella che c'è sopra, appiccico il francobollo alla busta, la busta e il francobollo pesano meno di quanto pesassero la busta e il francobollo presi separatamente. Cioè, la cosa che li lega, questa energia di legame che li lega, si chiama difetto di massa, cioè l'oggetto legato pesa meno degli oggetti liberi che lo hanno formato. Ma allora, se questi 7 grammi per chilo li metto in questa formula, qua ci metto, certo, 7 grammi per chilo sono pochi, ma questo numero da una riga di zeri che non finisce mai. Se l'idrogeno forma l'elio in qualche maniera, con tutto l'idrogeno che c'è sul Sole, per quanto tempo ne ho? Si fanno i calcoli e risulta decine di miliardi di anni. A questo punto Eddington dice: ho trovato l'assassino. Al momento ha ricevuto molte obiezioni, poi si è rivelato che aveva ragione. Per rivelare che aveva ragione si è dovuto capire il meccanismo, che non è per niente facile. Cioè, non è per niente facile il meccanismo, adesso poi ve lo farò vedere, è semplicissimo. Cioè non è facile trovare una giustificazione al perché avvenga, e di questo parleremo. Quindi Eddington arriva a questa conclusione
nell'interno delle stelle l'idrogeno si trasforma in elio, l'elio è più leggero dell'idrogeno che lo ha fatto e la differenza di peso fra l'idrogeno iniziale e l'elio finale, trasformata in energia, emette una quantità enorme di irraggiamento che è quello che giustifica l'esistenza del Sole e delle stelle. Combinazione, noi vediamo che in tutto l'universo idrogeno ed elio sono i due elementi più presenti e quindi cominciamo a crederci. Per poi sviluppare la teoria e le teorie bene nei dettagli ci sono voluti decenni, ma l'idea era quella e si è rivelata funzionante. E si comincia a pensare a come le stelle si possono formare. Cioè, una volta capito il meccanismo, cioè una volta capito come fa il Sole a sviluppare l'energia che fa, ci si è domandati, ma quando ha cominciato il Sole? Come ha cominciato? Come si è formato il Sole? Cioè, perché a un certo momento il Sole ha cominciato a sviluppare energia e come mai è più o meno a metà della sua vita? E si è cominciato a studiare quelle che vengono ritenute le protostelle, cioè nebulose di gas diffuso, molto rarefatte, estremamente rarefatte, che contraendosi danno origine alle stelle. A questo punto una domanda che potrebbe venire, non so se venga, se non viene ve la faccio venire io lo stesso, è questo: ma una stella che è gas freddo eccetera, si concentra, diventa molto compatta eccetera eccetera, per quale motivo al centro la temperatura dovrebbe arrivare ai milioni di gradi necessari e sufficienti ad innescare le reazioni termonucleari? Cioè non c'è uno che va da lì col fiammifero, non c'è palo eterno col fiammifero, cioè la nube si scalda. Perché si scalda? Si scalda liberando energia gravitazionale. Cioè queste nubi che sono fredde, hanno temperature dell'ordine di 200 gradi su zero, 200 e più, sono fredde, stanno lì, non si contraggono, non si disfano, se restano abbastanza, sono molto rarefatte. Sono estremamente più rarefatte del vuoto migliore che riusciamo a fare sulla Terra. Cioè in una camera a vuoto pneumatico sulla Terra riusciamo a fare spingendo al massimo il vuoto. Ecco, dentro c'è materia molto 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 più concentrata che in queste nubi. Sono enormi, sono grandi anni luce, nanoluce è una bazzecola, sono 9.000 miliardi di chilometri. Però la loro forza di gravità è bassissima, cioè bassa perché? Perché la forza di gravità sono molto massicce, però sono estremamente rarefatte, le distanze sono enormi e se ne stanno lì. Però può succedere che dei fatti perturbativi, chiamiamoli, a un certo momento dei fatti contingenti che si realizzano in un dato momento, perché questo tipo di ragionamento a me piace che proprio si capisca come si ragiona in fisica. Dice, beh, se doveva succedere, perché non è successo prima? Ecco, non è successo prima perché prima non è successo il fattore perturbativo. Per esempio, un'onda di marea della galassia nella sua rotazione differenziale, per esempio l'esplosione di una supernova vicino che faccia un'onda d'urto che schiacci, una stella molto potente, molto vicina, che col suo vento stellare schiaccia la nube. A un certo punto in queste nubi comincia a crearsi una piccola zona che è un po' più densa del resto della nube. Una sciocchezza, ma basta una piccola zona, effetto valanga, la piccola zona è un po' più concentrata, ha una forza di gravità maggiore, attira di più il gas che c'è attorno e inizia quella che si chiama la contrazione. Cioè a qualcuno bisogna che la inneschi,
quello che la innesca può essere un'onda di supernova, può essere un'onda di marea, può essere la pressione di radiazione di una stella vicina, però ci vuole qualcosa che dia inizio. Una volta iniziato, questo collasso, diciamo, comincia e continua. E la stella nel corso di, cioè la nube nel corso di milioni di anni, cioè una precisazione, noi non vediamo succedere niente. Noi vediamo mille oggetti diversi in mille stati diversi, abbiamo delle leggi fisiche che ci dicono come dovrebbero andare le cose e pensiamo che evolvano da così a così a così a così perché funziona, perché il modello funziona, ma non è che lo vediamo succedere. Cioè noi, sì, quella nube lì si sta contraendo e genererà delle stelle. Se stiamo attenti a guardarla bene, fra 2, 3, 400 mila anni vedremo delle stelle. Ecco, però noi, non di sicuro, forse i nostri discendenti. Quindi non è che si vedano le cose, si vedono diverse situazioni che però rispecchiano stadi diversi secondo leggi fisiche che si elaborano e si pensa di aver capito come funziona. Le nubi si collassano e daranno origine a stelle. A questo punto, breve digressione, comincia la lotta titanica che domina tutto l'universo. Tutto l'universo è dominato da una lotta titanica che avviene fra la forza di gravità e tutti gli intoppi che la natura riesce a metterle sulla strada. Cioè la forza di gravità cerca di concentrare la materia nel volume più piccolo possibile. La natura si oppone mettendole sulla strada degli intoppi. È un combattimento all'ultimo sangue, alla fine vince la forza di gravità, ma è un combattimento all'ultimo sangue che può durare per miliardi di anni. Il primo impedimento l'abbiamo già visto. È l'impedimento di distanza. Le galassie, le nubi sono grosse, la distanza impedisce alla forza di gravità di vincere. Però basta un piccolo sassolino nell'ingranaggio, la distanza non è più sufficiente e la forza di gravità comincia ad avere il sopravvento e la nube diventa più piccola. Più diventa piccola, più cresce la forza di gravità. Più la nube diventa concentrata, più cresce la forza di gravità, più rapidamente collassa, la forza di gravità farebbe collassare la nube in pochissimo tempo. A questo punto però la natura gli ha messo un altro ostacolo fra i piedi. Il termine tecnico, non vi spaventate, è intoppo di spin, si chiama, cioè momento angolare. Cioè normalmente tutta la galassia ruota, la nube che comincia a collassare, anche lei ruota nella rotazione differenziale della galassia, si collassa, conservazione del momento angolare, più diventa piccola, più ruota velocemente. Ruoterebbe velocemente abbastanza da non collassare più. La Terra gira attorno al Sole, abbastanza velocemente da non caderci sopra. Quindi anche la nube lo farebbe. La nube gira su se stessa e non collassa. Però gli attriti interni, gli scontri fra le molecole, eccetera, disperdono energia e a poco questo intoppo che la natura ha messo sulla strada della gravità viene vinto e la nube continua a collassare. Continua a collassare però sempre conservando questo suo momento angolare, questa sua rotazione. E forma quelle... viene volgarmente chiamata la frittella, cioè il sistema solare all'inizio era una gigantesca frittella, proprio che ruotava su se stesso attorno alla massa centrale che continuava a diventare più calda. Questa frittella nel tempo si è trasformata nel Sole al centro e alcuni addensamenti nelle zone periferiche hanno dato origine ai pianeti, cioè tutto è caduto verso il centro, però piccoli agglomerati locali
esterni hanno formato i pianeti, ma la maggior parte della massa è finita al centro e il Sole è nato. Abbiamo visto prima però che cadendo in un campo gravitazionale, cioè le stelle cadenti cadono nell'atmosfera e bruciano, sviluppano calore, sviluppano energia. La massa solare, diventando più piccola, libera una enorme quantità di energia gravitazionale. L'energia gravitazionale si trasformerebbe in calore. È un teorema piuttosto complicato, se qualcuno poi interessa ne possiamo parlare. Sì, è il teorema del Viriato che dice che una contrazione che avvenga lentamente avviene in questa maniera: metà dell'energia viene irraggiata, quindi questo disco comincia ad emettere energia, dapprima sotto forma di calore, raggi infrarossi e poi sempre più luminosi, e metà invece viene intrappolata, resta intrappolata dentro e aumenta la temperatura del nucleo. Quindi metà dell'energia gravitazionale di questa nube che si collassa, metà viene sparata fuori e la vediamo, infatti vediamo stelle infrarosse che sono stelle che stanno nascendo. E metà invece scalda il nucleo che diventa sempre più caldo, diventa abbastanza caldo da cominciare ad avere una temperatura sufficiente perché avvengano le reazioni termonucleari, cioè la trasformazione dell'idrogeno in elio. E qui c'è l'intoppo più grave, diciamo, quello che permette a noi di stare qui a fare delle chiacchiere. Vi dico il termine tecnico, se qualcuno si chiama intoppo di interazione debole. È quello che permette alle stelle di vivere miliardi di anni. Cioè, se l'idrogeno potesse trasformarsi in elio velocemente, la stella durerebbe niente. Svilupperebbe un'enorme quantità di calore, un'enorme quantità di energia e in pochissimo tempo si esaurirebbe e finirebbe. Invece la trasformazione dell'idrogeno in elio è ostacolata in maniera quasi impenetrabile. Vediamo come. C'è mica le reazioni nucleari, c'è reali? Allora, il primo gradino di queste reazioni sono due protoni che si scontrano. Cioè un atomo, un nucleo di idrogeno contro un nucleo di idrogeno, un protone più un atomo. Ora i due protoni sono carichi positivamente e si respingono di repulsione elettromagnetica. Quindi non possono avvicinarsi, si respingono. Se però vanno abbastanza veloci, possono avvicinarsi di più. Se vanno ancora più veloci, possono avvicinarsi. Se vanno abbastanza veloci, come molto scontri, possono andare abbastanza, avvicinarsi abbastanza da entrare in contatto uno con l'altro e a questo punto entra la forza nucleare che li terrebbe assieme. Il primo problema è: a che velocità dovrebbero andare i due protoni per vincere la repulsione elettromagnetica? Sicuramente. Velocità uguale a temperatura, è facile calcolarlo, a che temperatura dovrebbero andare due protoni per incontrarsi, per realmente scontrarsi. Viene fuori una bazzecola tipo qualche miliardo di gradi. Ma noi non ce l'abbiamo il miliardo di gradi, noi nel centro del Sole ci abbiamo 15 milioni di gradi. Miliardo di gradi non c'è di sicuro. Quindi due protoni nel centro del Sole teoricamente non possono mai neanche avvicinarsi, non scontrarsi, neanche avvicinarsi. Proprio due protoni si avvicinano e si respingono prima ancora di essere arrivati abbastanza molto vicini. Quindi è un fenomeno che non esiste. Però
studiando la natura ondulatoria delle particelle, Gamow ha scoperto, non so se oggi faremo un tempo, caso mai se vogliamo poi ripareremo caso la volta prossima, oppure se farete delle domande, un effetto particolare si chiama effetto tunnel. Cioè c'è una barriera di potenziale che impedisce a due protoni di arrivare vicini, li impedisce proprio, non c'è. Però c'è un effetto particolare che è come se in questa barriera di potenziale ci fosse un tunnel aperto. Per la natura ondulatoria delle particelle possono due particelle una volta ogni tanto trovarsi abbastanza vicine da venire a contatto. Quindi due protoni possono venire a contatto, però statisticamente ci possono venire ogni... devono scontrarsi mille miliardi di miliardi di miliardi di volte, si scontrano miliardi di volte al secondo, si... Basta a questo punto, dice, beh, basta, due protoni arrivano... No, no, perché due protoni che arrivano vicini assieme non ci possono stare. Cioè, se noi facciamo un nucleo con due protoni, questo si disfa immediatamente e i due protoni se ne vanno ognuno per conto proprio. Bisogna che contemporaneamente, mentre i due protoni entrano in contatto, attraverso un fenomeno che si chiama decadimento di interazione debole, uno dei due protoni sia abbastanza energetico da trasformarsi in un neutrone. Se il primo caso era rarissimo, il secondo è rarissimo all'ennesima potenza. Quindi un protone deve andare in giro a sbattere qua e là per circa 10 miliardi di anni. In effetti sono numeri quando ride. Un protone prima di essere, di avere la possibilità di avvicinarsi a un altro protone e contemporaneamente decadere in un neutrone e quindi restare legato e formare il deuterio, per circa 10 miliardi di anni. Però la fisica delle stelle è una cosa statistica. 10 miliardi di anni, beh, ma se io prendo 10 miliardi di protoni, uno all'anno lo fa. Se prendo 365 miliardi di protoni, lo fa uno al giorno. Se prendo 1000 miliardi di miliardi di miliardi di protoni, eccetera, ci sarà un continuo afflusso di questi protoni che formano il cosiddetto deuterio, che è l'idrogeno pesante. Cioè, quindi, attraverso questa reazione particolare, estremamente rara e improbabile, dopo 10 miliardi di anni forma il deuterio o idrogeno 2. Ci siamo? Perché se perdiamo un filo diventa difficile poi recuperare. A questo punto faccio una divagazione, faccio una piccola divagazione, una piccola strada parallela. Il deuterio si forma nell'interno delle stelle. Il deuterio è quello che è nell'acqua pesante. Adesso vedremo che il deuterio ci mette 10 miliardi di anni a formarsi e pochi secondi per essere distrutto. Perché il deuterio viene colpito da un altro protone e questo avviene facilissimamente in pochi secondi, e dà l'NO3, un isotopo. Attenzione, questo anche per, specialmente lo dico per i ragazzi, non me ne vogliate, ma perché mi piace che si capiscano i metodi di studio della fisica. Il deuterio ci mette 10 miliardi di anni a formarsi e poi dura pochi secondi. Cosa ci aspettiamo che ci sia di deuterio in giro per il mondo? Una parte su 1000 miliardi di miliardi. Cioè, se si forma un atomo di 10 miliardi di anni e poi un po' così. Ecco. Allora, perché alcune parti per milione dell'acqua di mare sono fatte col deuterio? Cioè, non c'è nessuna giustificazione al mondo all'esistenza del deuterio nell'acqua pesante.
Perché è lì? A parte il fatto che si forma nell'interno delle stelle, viene bruciato subito nell'interno delle stelle. Quindi teoricamente ne dovrebbe esistere una parte su mille miliardi e miliardi, ma nel fuori non dovrebbe esistere il deuterio. Invece esiste. Nell'acqua di mare c'è il deuterio, nell'acqua del rubinetto c'è il deuterio. Nelle stelle c'è il deuterio, nel sole c'è il deuterio, sulla terra, nei pianeti, da tutte le parti dell'universo, poco, parti per milione, cioè grammi per tonnellata, ma c'è il deuterio da tutte le parti. Da dove viene? Sicuramente non da lì, perché lì non dura niente, si disfa subito. Ecco, questo ve lo dico così se a qualcuno interessa, questa è la prova, non è una prova, è il sostegno più forte alla teoria del Big Bang. Cioè la teoria del Big Bang, nello sviluppo termodinamico fatto da Gamow, prevede l'esistenza del deuterio. È l'unica teoria al mondo conosciuta che preveda l'esistenza di deuterio. Qui dentro, nell'idrogeno che c'è qua dentro, c'è del deuterio. Ecco, l'unica, tutte le altre teorie, tutti gli altri sostegni alla teoria del Big Bang possono, volendo, avere qualche altra giustificazione, possono anche essere spiegati da qualcos'altro. La presenza del deuterio, no. L'unica teoria che mostra chiaramente che il deuterio non solo è spiegabile, ma ci deve essere, è la teoria del Big Bang, perché nella nucleosintesi iniziale, nei primi istanti dell'universo, il deuterio si deve essere formato e deve essere rimasto. Ecco, questa secondo me, ma non secondo me, non mi ha dato l'acqua calda, è la prova, non la prova, è il sostegno più forte, molto più forte della radiazione di fondo, molto più forte dell'idrogeno, dell'idrogeno e dell'elio, molto più forte. Cioè il deuterio è spiegabile solo col Big Bang. Fine della pausa sul deuterio. Mi avete seguito tutti bene fin qua? Posso andare avanti? Scusi, ma perché è rimasto una parte del deuterio? Nel Big Bang, il Big Bang prevede che durante la nucleosintesi primordiale, durante il raffreddamento e l'espansione dell'universo, il deuterio si sia formato e l'universo sia venuto abbastanza freddo prima che lui abbia avuto tempo di catturare altri protoni. Cioè il deuterio si è formato e la cosa è diventata fredda e la situazione è rimasta congelata. Non c'è nessun'altra spiegazione all'esistenza del deuterio a temperatura ambiente, perché quello che si forma nel centro delle stelle dura niente. Pochi secondi, 10 miliardi di anni per formarsi e pochi secondi per disfarsi. A questo punto, l'elio 3, razzista, si attacca solo ad altro elio 3. Può attaccarsi a un altro protone, ma è estremamente rarissimo. Fa elio 3 più elio 3, viene una particella fatta di 6. Cioè tre protoni e tre neutroni. Cioè quattro. È voluto diventare vecchi, scusate. Elio 3 più elio 3 forma una particella di quattro protoni e due neutroni. Questa particella non sta assieme e si rompe formando elio 4 e sputando fuori due protoni. I due protoni tornano in circolo come se non fosse successo niente e resta l'elio 4. Quindi l'idrogeno si è trasformato in elio 4. Però una tonnellata di idrogeno si è trasformata in 993 kg di elio 4 e i 7 kg che mancano sono diventati energia e permettono al Sole di brillare per 10 miliardi di anni. Quando si parla del Sole come fonte, mi sentite in fondo, perché non lo so. Io sono... Il problema, beh, io ho cominciato a fare lezioni qui una ventina d'anni fa, 20, 25, non mi ricordo neanche più. Il microfono non c'era. Facevo un effetto d'ansia, un pauroso che entrava, non poteva funzionare. Quindi mi sono abituato a parlare per 20 anni senza microfono.
Io non sono un boom, non sono capace a parlare col microfono, lo tengo come se fosse un soprammobile. Però ci sono persone, ci vorrebbero di quelli come c'hanno gli attori. Troveremo delle soluzioni. Comunque scusate, se non mi sentite gridare. Ho perso il film. Ah, dicevo, sì. Si parla del sole come questa immensa fonte, lo è, ma lo è perché è grande e dura 10 miliardi di anni. Perché, e qui c'è l'altra curiosità strampalata che salta fuori, se noi prendessimo un chilo del centro del sole e alla temperatura di 15-16 miliardi milioni di gradi, alla pressione di 90 miliardi di atmosfere, lo tenessimo perfettamente isolato e dicessimo, beh, vediamo quanta energia butta fuori questo chilo di sole, quanta energia ne viene fuori, chissà a che ritmo di energia un chilo di sole, meno di un watt, non accende neanche un grido da morto. Però lo tiene acceso per 10 miliardi di anni, e questa è la sua forza. Cioè il sole produce energia a un ritmo minimo, umiliante. Perché fa tanta energia? Perché è grosso. Facciamo un paragone: se voi prendete una persona con contagocce, non ne fa tanta acqua, ma voi mettete insieme 10 miliardi di persone con contagocce, viene fuori il Rio delle Amazzoni. Ed è quello che succede al sole. Il ritmo di cui produce il sole e l'energia è un ritmo minimissimo. Un chilo di sole produce meno di un molto meno di un watt, non scalda neanche una caffettiera. Però il sole è tanto, è un numero di chili con 27, con 30 zeri, 27 zeri quanti sono, e fa energia per 10 miliardi di anni. Questo impedimento è quello che permette al sole di durare. Ora, volevo dire una cosa, dato che abbiamo questo limite del tempo, eccetera, eccetera, se io vado avanti bisogna battermi a fucilate ed è facile che non ci sia il tempo per fare delle domande. Per cui se vi vengono delle domande, oggi è una lezione un po' particolare, non abbiate timore, fatemela anche mentre parlo, mi fermo, cioè non abbiate paura di interrompermi, se vi viene da domandare qualcosa, domandatelo anche mentre parlo. Quindi il sole è lo stadio più lungo, uno degli stadi più lunghi, in cui la natura, con questo intoppo che si chiama di interazione debole, contrasta l'azione della gravità. Quando tutto l'idrogeno è esaurito, questa fonte di energia si ferma e il Sole si trova senza energia al centro. Trovarsi senza energia al centro vuol dire che non riesce più a bilanciare la pressione con l'energia che esce, che lo tiene gonfio, e ricomincia a contrarsi, formando un altro tipo di energia, cioè il tipo di energia è sempre lo stesso, ma per altra fonte. Ma questo è l'argomento della prossima lezione, sabato prossimo. Cioè, cosa succede quando tutti i protoni, cioè tutto l'idrogeno nel centro del Sole, si è trasformato in elio, e di questo parleremo la prossima volta. Adesso parliamo del nostro Sole, che è così e genera energia a questo ritmo, cioè il ritmo specifico a cui il Sole genera energia è un ritmo che è semplicemente ridicolo. A volte li faccio questi calcoli per rispondere a delle persone che me lo chiedono, poi me le dimentico, poi mi vengono in mente. Ma teneteli per buoni, anche se la cifra. Un tronco di legno per autocombustione, si chiama
genera energia e emette un po' di energia. Infatti i tronchi di legno sui camion vengono tutti separati, perché tenerli vicini altrimenti si scaldano e prendono fuoco. Ecco, un tronco di legno morto che si stia raffreddando per autocombustione genera migliaia di volte più energia della stessa quantità di sole. Cioè il sole genera energia a un ritmo infimo. La forza del sole è che è molto grande, quindi ne genera comunque tanta, e lo fa per miliardi di anni. Ma altrimenti diciamo che il sole può essere assimilato a tutto meno che una bomba H frenata. Anche se la reazione è simile a quella che c'è nella bomba H, è completamente diverso. È una generazione di energia miliardi di volte più lenta e più bassa di quella che avviene dentro le camere di combustione delle automobili. Proprio è lentissima, però è di grande durata. E come dire, è dovuta al fatto che il Sole è enorme. È una massa talmente grande che se ogni chilo non emette quasi niente, sommando il numero di chili del Sole, viene fuori questa grande fonte di energia. Sempre Eddington scoprì, e anche questo non aveva spiegazioni alla sua epoca, perché non si sapeva quali fossero le reazioni termonucleari che generavano calore nel centro del Sole, scoprì un legame particolare fra la massa delle stelle e la loro luminosità. Questo è uno studio, per esempio, bisognerebbe spezzare una lancia a favore del lavoro più oscuro, meno conosciuto e ritenuto meno interessante dell'astronomia, che è lo studio delle stelle doppie. Io studiavo astronomia tanti anni fa, sia mio ragazzo, sarà in pensione, Marco Scardia, ormai sarà in pensione, che ha passato la vita a studiare stelle doppie. Non ha mai raggiunto né fama né gloria, però il lavoro, lo studio delle stelle doppie è un lavoro assolutamente fondamentale, è il pilastro su cui si appoggia tutta l'astrofisica, perché senza lo studio delle stelle doppie sarebbe tutto a livello di chiacchiera. Cioè, noi una stella la vediamo, possiamo misurare quanto brilli, possiamo con grande fatica misurare la distanza, sapere quanto brilli in realtà, possiamo conoscere molto di una stella, quasi tutto, però quello che governa tutto, quello che ci dovrebbe spiegare qual è la massa della stella, cioè se io vedo una stella che brilla 1000 volte più del Sole e non so se sia pesante come il Sole, più leggera, 10 volte più massiccia, 100 volte più massiccia, 1000 volte più massiccia, non so niente. Cioè, se io non conosco la massa di una stella, non so niente di lei, so solo quanto brilla. Bello, interessante, ma niente di più. Bene, fino a pochi anni fa, ma ancora adesso, l'unica maniera per conoscere la massa di una stella era studiare i sistemi di stelle doppie. Per cui questo lavoro così umile e noioso, perché vi posso dire, Marco, io vedevo i lavori che faceva lui, sono di una noiosità proprio da Guinness dei primati, è fondamentale, perché se non si studiano le stelle doppie non si ha la minima idea della massa di una stella. Solo nei sistemi di stelle doppie, valutando la distanza, sapendo che distanza sono, vedendo quanto ci mettono a girare una attorno all'altra, con le leggi di Kepler o le leggi di Newton, si determinano la massa dell'una e la massa dell'altra. E a questo punto noi sappiamo quello con cui abbiamo a che fare.
studiando le prime stelle doppie, studiando le luminosità, eccetera, e dico, scoprì una cosa abbastanza curiosa, che una stella due volte più pesante, diciamo che è massiccia, non brilla due volte più pesante più di un'altra, ma brilla quasi 10 volte di più. Cioè, una stella che abbia una massa doppia del Sole, dice, vabbè, brilla al doppio del Sole. No, brilla 10-12 volte di più. Una stella che abbia 10 volte la massa del Sole, brilla 10 volte più del Sole? No, brilla 5.000 volte di più. Ma come mai? Viene fuori il legame massa-luminosità. Cioè, la massa, la luminosità di una stella è grosso modo proporzionale alla massa elevata circa, dipende dai pezzi, 3,5, 3,9, 3,7, cioè una stella 10 volte più luminosa brilla da 1000 a 10.000 volte di più di un'altra. Questo cosa ci dovrebbe trovare una giustificazione? Cioè, non basta fare una legge, bisogna poi che questa abbia delle conferme sperimentali. Cos'è la conferma? Le stelle più luminose usano idrogeno trasformandolo in elio esattamente come il Sole. Però se una stella è 10 volte più massiccia del Sole e brilla 1000 volte di più, vuol dire che le sue reazioni all'interno avvengono 100 volte più velocemente. Quindi cambierà 100 volte di meno. Quindi le stelle molto luminose sono estremamente belle, estremamente interessanti, ma estremamente effimere. Cioè, mentre il Sole dovrebbe durare 10 miliardi di anni, una stella come Rigel, che brilla migliaia di volte di più, le stelle come le più bianche, luminose, azzurre che ci sono qua, dovrebbero durare alcune anche meno di 1 milione di anni. Possiamo constatare che sì, sì, perché se noi guardiamo in cielo, vediamo che le stelle molto brillanti sono rarissime. E qui c'è la seconda bagianata che è salta fuori, dice, ma come? Le stelle più brillanti sono bianche, blu, ma sono rarissime. Le stelle più luminose sono quelle, le stelle più durature, quelle che durano miliardi di anni, sono neanche quelle come il Sole, ci sono delle stelle più piccole del Sole che dureranno sicuramente 100 miliardi di anni e forse anche di più. Una stella che brilli 1000 volte meno del Sole, e qua non dico che sia eterna, ma ci manca poco. Ma allora come mai, iniziare quando io alzo gli occhi al cielo e vedo solo stelle bianche? Come mai? È che le stelle bianche sono i giganti e si vedono anche da estremamente lontano. Le stelle piccole sono, per esempio, la stella più vicina alla Terra, Proxima Centauri, è assolutamente, è rossa ed è assolutamente invisibile ad occhio nudo. Non basta neanche un binocolo, ci vuole un telescopio per vederla. Cioè, le stelle più diffuse, che costituiscono la stragrande maggioranza delle stelle, sono tutte invisibili ad occhio nudo, mentre fra noi e Rigel, che è un mostro che si vede, una stella di prima grandezza che si vede benissimo in inverno, ce ne sono 5.000 sulla strada, piccolissime rosse che non si vedono in nessun modo. Che bisogna, ci vuole un telescopio che faccia l'astra lunga posa, perché a occhio vedo solo, ma è, ci sono più montagne o granelli di sabbia. Però se io esco fuori qua vedo il Monte Fascia. I 2 miliardi di granelli di sabbia che ci sono tra qua e il Monte Fascia non li vedo mica. Dico, otto, c'è un monte, Monte Fascia, il Righi, la Guardia, vedo i monti, vedo. Ma la stragrande maggioranza ci sono molti più granelli di sabbia che monti. E le stelle è la stessa cosa. Le stelle bianche, blu, luminosissime, eccetera, sono
estremamente rare. Le supergiganti blu, che sono così belle, pittoresche, eccetera, pare che siano meno dell'1 per mille, cioè meno dello 0,01 per mille. Ce n'è una su 100.000, ecco, su un milione di stelle qua nei dintorni ce ne sono due o tre supergiganti. Le altre sono tutte stelle comunissime che passano assolutamente nell'anonimato. Però il loro motore è lo stesso. Queste stelle estremamente luminose sono effimere, dureranno pochissimo, esplodendo, innescando la nascita possibilmente di altre stelle, mentre le altre tranquillamente, pacificamente, arriveranno chissà quando alla loro fine. Le nane rosse, per esempio, da quando è nato l'universo, nessuna ha ancora vissuto abbastanza per arrivare alla fine. Mentre nelle stelle blu, bianche, eccetera, ce ne sono state già di diverse generazioni. Queste fotografie sono molto belle, hanno però la caratteristica di tirare fuori colori veri. Guardando in un telescopio non si vede così, perché il nostro occhio è molto meno sensibile al rosso, per cui vediamo facilmente le stelle bianche anche quando in realtà sono rosse. Proprio le più evidenti, brillanti, rosse si vedono appena appena rossastre, ma sono rarità, perché di solito il nostro occhio è più sensibile alla luce intorno al verdastro. Per esempio la nebulosa di Orione, che in tutte le nebulose fotografate con la macchina fotografica vengono rosse, bellissime, tutto un rosso meraviglioso, però guardate col telescopio non se ne vede neanche una rossa, si vedono tutte verdastre, sul grigio, sul bianco verdastro. Ecco, questa qua è impensabile di vederla rossa col telescopio. Se la si fotografa, la lastra fotografica tira fuori il rosso. E un'altra, c'è anche una fotografia di una galassia. Una così. Una massa globulare. Una massa globulare, sì. È una così. Un discorso, la fotografia è molto bella, ecco, questo va una sopra. La fotografia è molto bella. Per anni noi abbiamo guardato queste fotografie, ma danno un'immagine del cielo che è completamente falsa. Cioè, noi vediamo questo ammasso globulare composto di circa qualche centinaio di migliaia di stelle, dà l'impressione di una mela impenetrabile, dà l'impressione di un muro impenetrabile di stelle, ma questo è un difetto del telescopio, dell'atmosfera e della fotografia, perché se noi in un suicidio fantasioso decidessimo di dirigere un'astronave proprio verso il centro dell'ammasso globulare, il centro, dove le stelle sono centinaia di volte più fitte che nei dintorni del Sole, proprio nella zona densa di stelle, coi comandi bloccati, chiuso, leggo il giornale e dico vado a schiantarmi su una stella. E attraverso il centro dell'ammasso globulare, ecco, il centro globulare, da qualche parte sbatto. Ecco, le probabilità di incontrare una stella sono molto, ma molto, ma molto, ma molto meno di una su un miliardo. Cioè il telescopio spaziale, che non ha l'atmosfera di mezzo e non è soggetto alla lastra fotografica che va a saturazione, attraverso il centro degli ammassi globulari le stelle sono così lontane una dall'altra che riesce a vedere quello che c'è dietro. Cioè questo qua non è un muro compatto di stelle, questo è un gruppo di stelle. Nel centro, nella zona dove sono più fitte, distano da loro in media 10.000 miliardi di chilometri. Non 10 miliardi, 10.000 miliardi di chilometri.
distano mille volte di più di quanto disti Plutone. Cioè l'universo è vuoto, non c'è niente. Può sopravvivere non cadendo sulla reciproca forza di gravità proprio perché è vuoto, non c'è niente nell'universo. Questo affare qua, che sembra una mela compatta di stelle, se potessimo vederla com'è veramente, con le reali dimensioni eccetera, vedremo una stellina qui e l'altra stellina la vedremo al liceo Doria. Cioè proprio è enorme confrontato con la reale dimensione degli oggetti. È tutto fatto di vuoto, l'universo è tutto fatto di vuoto. Questi nella zona centrale sono lontanissimi una dall'altra. Non solo, ma qui noi vediamo tutte le stelle così, ma vediamo anche le stelle per così, quindi vediamo tutta la profondità. Nonostante questo, è vuoto lo stesso. Le fotografie danno un'immagine falsa dell'universo, danno un'immagine dovuta alla saturazione della pellicola, dovuta alla mancanza di potere di risoluzione del telescopio, l'atmosfera che impasta la luce quando arriva e le lenti che non hanno abbastanza potere di risoluzione. Ma se potessimo fotografare questo affare come veramente è, nella zona centrale, vi dico, vedremo una stellina qua, una là, una laggiù, una là, proprio lontanissime l'una dall'altra, perché ci si potrebbe passare dentro, attraverso. Cioè è difficile realizzare quanto l'universo sia vuoto, anche nelle sue zone più dense. Per esempio, si parla della cose che fanno per la maggiore, la stella, c'è una stella adesso che dilaga in internet, no, non ti si arriva in internet, dilaga, una stella VY Canis Major, che sembra la stella più grossa conosciuta. Ci sono molti dubbi sulla reale consistenza, sulla sua reale distanza, quindi anche sulla dimensione, ma è una stella che se fosse al posto del Sole avrebbe la superficie al di là dell'orbita di Giove. Cioè riempirebbe tutto il sistema solare. È una sfera enorme di gas, ha una temperatura superficiale dell'ordine dei 2000 gradi, è molto fredda, 2000 gradi sono. Bene, nel corpo di questa stella, cioè dentro questa stella, se non fosse per la temperatura, cioè avendo un'astronave di amianto proibito ma perfettamente isolata, se non fosse per la temperatura ci si potrebbe volare dentro come se non ci fosse, perché l'interno della stella vicino alla superficie, cioè nel corpo della stella, è così rarefatto che è più rarefatto dell'aria nella quale naviga la stazione spaziale. Lo si vede perché è tenuissima, appena neanche palpabile, ma è profonda 500 milioni di chilometri e vorrei vedere che non diventi opaca. Però anche le cose, le super giganti di cui parleremo sabato prossimo, sono cose enormi, ma se non fosse per la temperatura ci si potrebbe navigare dentro con gli aerei, con l'auto, no, con gli aerei no, perché non potrebbero sostenersi, con le astronavi, come se non ci fossero. Nelle nebulose, quella nebulosa che ho fatto vedere prima, nebulosa di Orione, che è gas, quella lì è gas a 7000 gradi, lì dentro ci si potrebbe navigare tranquillamente con l'astronave senza neanche accorgersi che c'è. Vedete, questa nebulosa qua sarà 10-15 mila gradi, perché è idrogeno ionizzato. Ecco, se noi avessimo un'astronave potremmo attraversarla tutta senza neanche accorgerci che c'è, perché non è la temperatura dei singoli atomi, delle singole molecole che vanno a una certa velocità, ma non è temperatura proprio del gas. La stazione spaziale, i missili viaggiano nella ionosfera, la temperatura è 1000 gradi,
Eppure se escono fuori dalla navicella congelano. Se sono nella zona d'ombra che non prendono il sole, perché la temperatura è... Perché? Perché la temperatura 1000 gradi è la velocità di ogni singola molecola. Ma se ti sbattono sopra 7 molecole a 1000 gradi di temperatura, non ti accorgi neanche. Tu per accorgerti di una temperatura hai bisogno che ti sbattano addosso 10.000 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di molecole. 3-4 molecole, 10 molecole a 1000 gradi è come se non ci fossero. È come se fosse vuoto. Quindi queste nebulose qua che dicono 15.000 gradi, però sì, la temperatura delle molecole del gas è quindi perché viaggiano a una certa velocità che è caratteristica di una certa temperatura. Ma ci si potrebbe tranquillamente fare il barbecue dentro senza neanche accorgersi che ci sono. Proprio perché, ed è la cosa che mi risulta di solito intuitivamente più difficile da realizzare. Quanto l'universo sia vuoto dove è vuoto e quanto sia denso dove è denso, perché sabato prossimo vedremo che ci sono dei posti dove l'universo è talmente denso che sfugge a qualsiasi tentativo di immaginazione. C'è qualche domanda a proposito? Sì, questo è proprio l'argomento di cui parleremo sabato prossimo. Cioè, la stelle normali sono in situazioni di equilibrio fra la massa che le tiene compressa e il calore che viene fuori. Se la massa che le tiene compresse è sempre la stessa, ma il calore che viene fuori aumenta, la stella esplode, non esplode, però si espande. Si espande, si espande, si espande perché genera tanto calore che le tiene più gonfie. Arrivano a uno stadio di supergiganti rosse in cui gli strati superficiali sono tenuissimi e lontanissimi, perché il calore che viene emesso al centro deve riuscire ad arrivare fuori. E per riuscire ad arrivare fuori ha bisogno di attraversare della materia. La materia non è compressa perché lontano dal centro la gravità è molto bassa, e quindi può continuare a espandersi. Cioè le supergiganti si espandono perché sono soggette a una gravità minima. Il discorso è complicato, però sabato prossimo parlerò proprio di queste, del perché le supergiganti sono fatte così. Perché l'energia è molta, ma la gravità che la contrasta è minima, e quindi la supergigante si può gonfiare come un palloncino nel vuoto, ecco. Si può gonfiare, cosa che invece nelle stelle normali non succede perché l'energia è minore e allora la gravità è sufficiente a tenerle compresse. Comunque sabato prossimo, se ci sei, parliamo proprio solo che di queste qua. Quindi, c'è qualche altra domanda? Aspetta che io sto diventando sordo. Sì. Quello di oggi, di sabato prossimo e di sabato 19 ottobre saranno alle 4 puntuali qui, e alle 18 il museo chiuderà, sì. E poi ci saranno degli altri incontri da gennaio a maggio, più o meno uno al mese, che però saranno sempre in questa sede il sabato, ma alle 3:30. Ah no, lei dice quelli proiettati era il corso base di astronomia che si terrà presso la nostra sede tutti i giovedì alle ore 21 e inizierà il 3 di ottobre. Cioè il 3 c'è la sede che c'è a Palermo. Esattamente, sì. L'elemento... Scusate una cosa, che né lei né questo. Alessandro prima avete il corso di astronomia, ma... Giovedì prossimo c'è la presentazione, non occorre essere iscritti, si può venire a curiosare senza essere iscritti, vedere e poi decidere se iscriversi, cioè non è necessario essere iscritti per venire giovedì prossimo c'è la presentazione, eccetera, quindi chiunque è benvenuto, poi deciderà se. Dunque, se fossimo attorno
In astronave, perché le stelle di Orione, le famose tre, va bene, sono stelle, le stelle di Orione che noi vediamo a occhio nudo sono stelle molto brillanti. Quindi sono stelle molto brillanti che non vivono abbastanza per mettere assieme un sistema planetario. Cioè probabilmente non hanno pianeti perché muoiono prima di fare in tempo a solidificare dei pianeti. Però se fossimo attorno su un'astronave a una delle stelle di Orione, di quelle che noi vediamo, il Sole non lo vedremo. Perché il Sole è un, di 4,5, a occhio nudo si vedrebbe da una distanza massima intorno ai 50 anni luce. Cioè intorno ai 40-50 anni luce il Sole ti vedo e non ti vedo, lo confondo insieme ai punti anonimi, al limite della visibilità, ai 40-50 anni luce di distanza. Le stelle di Orione sono diverse centinaia di anni luce di distanza, quindi il Sole lo vedremo con un telescopio, ci vorrebbe un telescopio. Cioè, è il concetto, si chiama di... Ci volevo dire una cosa. Sì. Lei all'inizio della sua esposizione ha detto che la radiazione in partenza dal centro, sì, che si propaga nella stella, ha stressato il fatto che questa radiazione impiega milioni di anni. Sì, circa 10, difficile da calcolare. Vuol dire che va a una velocità bassissima. Eh beh sì. Ecco, quando invece è arrivata alla... Volevo che fosse chiaro. Sì. Quando invece è arrivata alla fine del Sole, allora va alla velocità della luce. Sì, in 8 minuti arriva fino. Ora, il fatto che va alla velocità bassissima dentro la massa è dovuto al fatto che si propaga nella massa. Nella massa, sì. Con la compressione gravitazionale. Scontra tra gli atomi, cioè il fenomeno dello scattering. Allora, all'interno della zona centrale il Sole è molto quieto, no? Fermo, le atomi sono fermi. La luce si propaga da atomo a atomo rimbalzando. Sì. Cioè parte da un atomo che è eccitato, si disecita, emette un fotone che picchia su un altro atomo, sì, e rimbalza e torna indietro. Rimbalza. Sì. È un modo casuale, c'è un'equazione particolare, equazioni possono su due dimensioni, poi si fa su tre, eccetera, per il tempo che ci mette per arrivare al limite della cosiddetta zona radioattiva, non radioattiva per carità, zona radiativa, cioè in cui va rimbalzando la radiazione, va rimbalzando alla velocità della luce, però rimbalzando da atomo a atomo, c'è. È un'equazione particolare che dice che in alcune centinaia di migliaia di anni arriva al limite della zona radiativa, cioè una zona che sta ferma e in cui i raggi rimbalzano da un atomo all'altro. Però è un'equazione che viene descritta come l'equazione dell'ubriaco, cioè se lei parte da Piazza dei Ferrari, la bendano e fa un passo finché non sbatte con qualcuno e poi rimbalza indietro e poi rimbalza, poi rimbalza, poi rimbalza, poi rimbalza. Lei dopo un certo numero di urti si troverà a una certa distanza. La distanza alla quale si trova è la radice del numero degli urti. Per la... Cioè se lei fa passi di un metro picchiando contro qualcosa e va casualmente, proprio ubriaco, a occhi chiusi, fa passi di un metro, fa mille passi, dopo mille passi arriva più o meno alla radice di 1000 a 30 metri di distanza. Quindi nel giro di qualche centinaio di migliaia di anni la luce riesce a arrivare fuori dalla zona radiativa. Da quel punto in poi comincia, si chiama la zona convettiva, cioè la luce non rimbalza più ma viene assorbita, il gas non riesce più a farla rimbalzare, è abbastanza poco compresso da riuscire a muoversi e viene portata. Portata è il discorso che le facevo prima di una piscina con una temperatura di una parete 30 gradi e la temperatura della parete di fronte 29 gradi. Un salto di un grado ogni 30 metri prima che le molecole di acqua prendano il calore da qua e lo portino qua, passa un'infinità di tempo. Per fare 30 metri, per fare 300.000 chilometri ci mettono milioni di anni. Ecco, cioè la struttura del Sole è divisa in due parti.
una parte in cui le radiazioni rimbalzano da un atomo all'altro arrivando al confine. Da quel momento in poi non rimbalzano più, vengono assorbite e vengono trasportate verso là. Ma da marcia alla mufola cambia poco, gira e rigira, il trasporto è incredibilmente lento. È incredibilmente lento. Perché? Perché il salto termico è minimo, è un grado ogni 30 metri. Se lei sta dentro casa e ha un muro di 30 cm e ha 20 gradi dentro e 19 gradi fuori, quanto ci mette la casa a raffreddarsi? Dei mesi. Ed è 30 cm. Se il muro fosse largo 30 metri non si raffredda mai più. Se il muro è 300.000 km ci mette milioni di anni. Ed è quello che succede alla radiazione del sole. È per quello, proprio perché la radiazione del sole ha una coperta imbottita spessa 600.000 km. E prima che il calore fatto dentro riesca a arrivare fuori, hai voglia. Perché è radiazione. Prima solo radiazione, e poi invece portato, cioè gli atomi lo portano, però si muovono talmente lentamente che anche lì non è che l'atomo che parte dal confine arrivi in cima, no. L'atomo parte, arriva a un altro atomo un po' sopra, ci picchia contro, gli cede l'energia e torna indietro. E non sono più la sola radiazione ad andare avanti e indietro, ma sono gli atomi eccitati che scontrano avanti e indietro. Ma il percorso è lentissimo lo stesso. Cioè è lentissimo proprio perché si chiama gradiente termico, cioè il salto termico è ridicolo. Un grado ogni 30 metri è... Cioè, noi non riusciamo a immaginare un oggetto qualsiasi che si raffreddi di un grado di 30. Sì, la Terra. La Terra, andando in profondità, ogni 30 metri di profondità c'è un grado di più. Cosa vuol dire? Che la Terra sta buttando fuori calore esattamente come il Sole. Ne butta fuori poco perché? Perché la Terra è piccola. È sempre radiazione anche quella. È calore... Beh, diciamo che noi diciamo per radiazione intendiamo quando viene emessa nel vuoto. Lì è radiazione fra un atomo e l'altro, alla zona centrale. Nella zona superiore è un atomo che porta il calore a un altro atomo. Ma noi per radiazione intendiamo quello del vuoto. Il calore del Sole diventa radiazione quando arriva in superficie. Non è più compresso, arriva fuori e in 8 minuti arriva fin qua. Perché non ha più ostacoli. Però noi quello intendiamo come radiazione. È energia. È energia, sì, che si manifesta sotto forma di radiazione nella primissima parte, sotto forma di atomi eccitati nella seconda. Però il problema è sempre quello, è una strada lunghissima percorsa a un ritmo umiliante. C'è qualche altra domanda? Sì, volevo chiedere. Dalla nascita del Sole mi consta che era più piccolo e soprattutto meno emetteva meno calore. È vero questo o no? No. Cioè emetteva calore sotto forma diversa. Cioè quando il Sole si è formato era avvolto in un bozzolo poco trasparente che fermava la luce ma lasciava passare il calore. Cioè quindi all'inizio il Sole nel diagramma di Russell lo facciamo la volta prossima. Il Sole all'inizio nasce come stella infrarossa, cioè è un bozzolo molto grosso, diciamo grosso come Mercurio, a temperatura bassa che emette radiazione, una specie di termosifone. Poi man mano diventa sempre più piccolo, diventa sempre più luminoso, ma la quantità di energia che emette più o meno è sempre la stessa. Cioè è molto meno luminosa, molto più infrarossa. Poi comincia a brillare, diventa rosso, poi arancione, poi giallo, più o meno sempre alla stessa luce. Cioè sul diagramma di Russell si chiama traccia di Hayashi, è proprio
le stelle appena nate diventano a pari luminosità complessiva più calde, più luminose e meno infrarosse, però diventano più piccole. Certamente con gli occhi si vede di meno, cioè se lei si siede su una stufa al buio la stufa non la vede, il caldo lo sente, posso garantire che lo sente, ma vedere non la vede. E quindi il sole è molto caldo, emette molto calore, ma non è ancora brillante. Si accende, ma la quantità di energia che emette complessiva più o meno è sempre la stessa. Però all'inizio il sole non si vede proprio. Il sole, quando emerge dal bozzolo, il sole spinge via l'involucro esterno. Però la luminosità più o meno resta la stessa. Bisogna capirsi. Per luminosità io intendo dire quantità di energia. Si vede molto meno, scalda molto di più. Poi, a un certo punto, comincia a vedersi di più, a scaldare di meno. Però all'inizio più o meno non cambia. È un fatto che durante l'agonia, argomento di cui parleremo la settimana prossima, il sole comincia a scaldarsi di più. Cioè già adesso il sole è a metà della vita. Ma non farà tutta la vita nello stesso modo. Negli ultimi, prima di cominciare a impazzire diventando una gigante, diventerà un po' più caldo. Fra un miliardo di anni. Però insomma, bene o male, noi non ci saremo più. Fra un miliardo di anni. Però il sole diventerà piuttosto più caldo. Qualche altra domanda? Colpito una cosa che lei ha detto e a cui non aveva riflettuto prima. Lei parlando della nebulosa a 7 milioni di gradi con gas molto rarefatti, diceva la temperatura sarà a 7 milioni di gradi, ma noi 7.000 non ce ne accorgeremo nemmeno, perché essendo così rarefatte le molecole, noi avvertiamo la temperatura quando siamo colpiti da un numero elevato di molecole. Ecco, non capisco questo, perché la temperatura, almeno per i miei ricordi, no, ha un valore assoluto, tant'è che diciamo temperatura in gradi assoluti, Kelvin, eccetera. D'altra parte la velocità è un concetto relativo, cioè se noi viaggiassimo alla velocità di queste molecole avvertiremo zero assoluto. Ma le molecole si muovono in velocità e si muovono in modo casuale. La differenza è che lei va in una direzione e va in quella, invece le molecole fanno in tutte le direzioni. Se viaggiassimo a cavallo delle molecole in tutte le direzioni avremmo lo zero. Ma la molecola non sente niente, sente la temperatura, sente il calore quando urta altre molecole. Cioè la definizione di temperatura è la quantità di energia cinetica, cioè di movimento, di velocità, portata da ogni singola molecola. La temperatura è lo specchio esatto della velocità alla quale si muove ogni singola molecola di questo gas. Il calore è la somma della quantità di energia portata da tutte le molecole che mi picchiano addosso. Per cui, se lei prende un miliardesimo di grammo a 1000 gradi, non le fa niente. Se lei prende 200 kg di acqua a 120 gradi, lei la fanno bollito. Certo, ma come temperatura, dicevo, non è un valore assoluto la temperatura? Sì, la temperatura è un valore assoluto. È la velocità, cioè è l'energia cinetica da cui deriva la velocità alla quale si muove ogni singola molecola. Le faccio un esempio. Sulla Terra, l'idrogeno libero, che si dice facciamo la macchina a idrogeno che è gratis, l'idrogeno libero sulla Terra non c'è, cioè c'è perché sì un po' negli altri sali dell'atmosfera, perché ad una certa temperatura ogni molecola porta una certa quantità di energia, ogni molecola, l'energia cinetica è un mezzo mv quadrato. Se la massa è grossa, per esempio ossigeno, azoto, CO2, con una velocità abbastanza bassa
porta una certa quantità di energia. Se la massa è piccola, per esempio l'idrogeno, che è una massa piccolissima, alla stessa temperatura, per portare la stessa quantità di energia, deve andare a grande velocità. Nell'atmosfera, l'idrogeno, alla temperatura dell'atmosfera, ha una velocità tale che supera la velocità di fuga della Terra. Quindi l'idrogeno sulla Terra non ci può stare. L'idrogeno libero va nell'alta atmosfera e si perde nello spazio. Perché l'idrogeno nell'alta atmosfera viaggia a una velocità superiore alla velocità di fuga. Eppure alla stessa temperatura dell'azoto, che invece resta tranquillamente qua. Perché? Perché la molecola di azoto è più pesante, la molecola di ossigeno è più pesante e alla stessa temperatura viaggia a velocità diverse. Se lei viene colpito da una molecola di idrogeno che porta con una certa temperatura, che porta con una certa quantità di energia, lei non se ne accorge neanche. Se lei le viene addosso un moscerino che vola, che viaggia a 300 km all'ora, lei sente un colpetto. Se le viene addosso un tir che viaggia a 300 km all'ora, eppure hanno la stessa velocità, hanno la stessa temperatura. Però lei il moscerino non lo vede neanche. Se le viene addosso un camion, col cavolo che non se ne accorge, la stira e l'asfalta. Eppure hanno la stessa temperatura, che la temperatura è la velocità alla quale viaggiano. Quindi il problema è questo, negli urti, per sentire la temperatura bisogna che io subisca abbastanza urti. Se subisco pochi urti non mi fa niente, non mi fanno fresco. Poche molecole mi picchiano dentro ad altissima velocità con una temperatura di migliaia di gradi che io non me ne accorgo. Certo, le temperature, i vuoti con i quali siamo abituati a trattare noi, se arrivano addosso a 2000-3000 gradi, lei li sente, perché non sono vuoti, perché i vuoti che riusciamo a creare noi, in un litro di aria vuota ci sono milioni di molecole, miliardi di molecole, ma nel vuoto, lì dove c'è una molecola per metro cubo, ma lei non se ne accorge neanche, perché la molecola le picchia addosso, ma porta una quantità di energia infima, e il suo corpo la prende, la distribuisce per un po', e lei non se ne accorge proprio. Il problema è questo, che il calore, l'effetto della temperatura è dato dalla quantità di molecole che le sbattono dentro. La temperatura invece è la quantità di calore contenuta in una singola molecola. Se le molecole sono rarefatte, non ce n'è. Non so, è come dire, è un paese abitato da ricchissimi, un paese abitato da ricchissimi. Ci sono 3 persone che hanno 1 miliardo. Vabbè, in un paese sono abbastanza poche, però se ci sono 3 miliardi di persone che hanno 10 milioni, per dire, la cosa diventa sensibile. Purtroppo quando si parla di temperature, di questa affare qua, temperature altissime, però starci dentro non se ne accorge neanche, proprio perché perché non subisce abbastanza urti. Perché se ci sono 1000 molecole a metro cubo, in un metro, le picchiano addosso 1000 molecole, che massa hanno? Non se ne accorge, qualsiasi velocità vada, non se ne accorge neanche. Anche se andasse alla velocità della luce, non se ne accorge neanche. Lei, per accorgersene, bisogna che miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di molecole le battano addosso. Allora lei la sente la temperatura, anche più bassa, perché lì è proprio solo una questione. E in effetti, rendersi conto delle situazioni di vuoto, gli astronauti navigano in una zona in cui la temperatura è 1000 gradi. Eppure, se stanno nella zona d'ombra, eccetera, gli prendono delle capottate di freddo. Se non avessero lo scafandro riscaldato, muoiono congelati. Eppure sono in una zona, in cui la ionosfera, in cui il gas è a 1000 gradi. L'idrogeno viaggia a una velocità tale che lo porterà ad allontanarsi, è sufficiente a farlo allontanare dalla forza di gravità terrestre. Però è estremamente rarefatto. Però questo, non so, più semplice di così non ci riesco. C'è qualche altra domanda?
dicevo, sono scritti tanti libri anche su queste cose dell'astronomia, la ricerca è stata bellissima, per esempio questa conferenza è stata bellissima, diceva anche voi avete scritto dei libri su queste cose, lei si insegna astrologia? Ma dunque, io insegno all'università della terza età, faccio qualche corso di astronomia quando capita per gli insegnanti, ma mi chiamano sempre meno, qualche conferenza qua, qualche lezione a Polaris, l'associazione quando ogni tanto, per esempio venerdì prossimo sarò a Polaris a parlare delle parallassi delle stelle, cioè della misura delle distanze. Però diciamo che ho studiato astronomia, alcuni che studiavano astronomia con me hanno fatto, però non l'ho mai fatto di mestiere. Ho sempre sostenuto che i divertimenti devono restare divertimenti, se diventano lavori non sono più divertimenti. Quello che studiava astronomia con me, con Marco Scardia, che lavora a Merate, adesso è in pensione, però insegna all'Università della Terza Età qui, ogni tanto all'Osservatorio di Sestri, nient'altro, sono in pensione, ho fatto il gioielliere tanti anni, quindi... Una domanda, siccome ha detto che l'universo è abbastanza vuoto... Completamente vuoto, è quasi impossibile immaginare quanto sia vuoto l'universo, bisogna ragionare con i numeri perché intuitivamente è impossibile. Ma per quale motivo hanno tirato fuori la teoria della materia oscura? Perché? Perché è terribilmente vuoto, ma ci serve che sia un po' meno vuoto. Cioè, la densità dell'universo, per esempio, l'acqua è 1, l'aria è 0,001, l'aria. La densità media dell'universo è 0,26 zeri, o 28, 1. Ecco, per la dinamica dell'universo, per quello che osserviamo in cielo, una densità così bassa non ci basta. Bisogna che sia un po' più denso. Allora, invece che essere 0,28,01, ci serve che sia 0,27,26,1. E allora abbiamo inventato la materia oscura. È una storia bella quella dell'invenzione, perché prima abbiamo inventato la materia scura per giustificare la struttura delle galassie, perché con quello che si vede non è giustificabile, cioè contando le stelle le galassie non possono stare assieme, invece stanno assieme, quindi ci deve essere qualcosa che le tiene assieme. Abbiamo inventato la materia oscura. Poi l'universo che si espande, si è scoperto che si espande con un ritmo accelerato. Cosa può accelerare il ritmo di espansione? Non lo sappiamo. Qualcosa che non conosciamo. Allora abbiamo inventato l'energia oscura. Se della materia oscura sappiamo 0, dell'energia oscura sappiamo 0 al quadrato. Cioè a questo punto stiamo proprio nel campo di l'energia oscura e cerchiamo di materializzare lo Spirito Santo. Vediamo se ci riusciamo. Insomma. È un po' come... Cioè la gravità è conosciuta molto bene, come si muove l'universo si vede abbastanza bene, dato che siamo tranquilli che la forza che domina tutto l'universo, infatti mi ho parlato prima della battaglia che fa la gravità con tutto il resto, la forza che domina tutto l'universo è la gravità come la vediamo, cioè con le stelle che vediamo, non è sufficiente a giustificare quello che vediamo. Cioè, noi vediamo una galassia che ruota su se stessa. Un discorso indiretto, vuol dire una prova diretta? È tutto indiretto, l'astronomia è tutto indiretto, non c'è niente di diretto, se solo guardare le stelle così, è tutto indiretto, sono tutte deduzioni indirette. Una prova diretta della materia oscura non è stata scontata, vuol dire... Per carità, la materia oscura, stanno cercandola. Il professor Pallavicini, delle cui lezioni ho seguito quest'anno, le sta cercando, assieme ad altri, stanno cercando di fare delle osservazioni per vedere se riescono a metterla in evidenza, dobbiamo andarci. Però la materia oscura è poco più del facciamo finta che ci sia qualcosa che mi serve. Basta.